Le nuove tecnologie stanno cambiando il modo di fare informazione, paradossalmente favoriscono la partecipazione dal basso, mentre prima magari l'informazione era più di classe, era molto più lontana dalla realtà di tutti i giorni. E colpisce che proprio in questi giorni il premio Pulitzer è stato dato per la prima volta nella storia a dei giornalisti online. Ne parliamo con il professor Vincenzo Moretti dell'Università di Salerno, dove insegna sociologia dell'organizzazione e oltretutto poi è anche rappresentativo di tante realtà, vedremo, sindacali, sociali, ne parleremo con più calma, e con un giovane collega pubblicista, Alessio Strazzullo, che è anche espertissimo di giornali online. Infatti io non do subito la parola al professor Moretti, ma voglio parlare proprio con te, perché sono convinto che ti ha molto colpito il fatto che il premio Pulitzer sia andato a dei giornalisti online, è così? Sì, diciamo che, innanzitutto buonasera a tutti, diciamo che l'informazione sta cambiando e sta cambiando anche molto, molto velocemente. Cambia il rapporto tra informazione, cittadinanza e soprattutto c'è sempre più la voglia e il bisogno di scoprire questo nuovo tipo di informazione. Quando mi riferisco a questo nuovo tipo di informazione, parlo del rapporto incredibile che c'è tra cittadini normali e giornalisti. Questo rapporto spesso è molto problematico, perché è chiaro che i giornalisti nella loro professionalità tentano in qualche modo di difendere anche la propria posizione. In realtà però io credo che si tratti di un rapporto che può portare benefici sia alla professionalità del giornalista e anche soprattutto al cittadino, che può appunto mettersi in gioco e partecipare alla creazione di informazione. Io direi una cosa, che c'è un'esperienza concreta dalla quale possiamo parlare, soprattutto con il professor Vincenzo Moretti. Anzi, chiedo alla regia di mandare delle immagini un po' particolari, perché si chiama piattaforma Timu. Professor Moretti, che cos'è questa Timu che adesso tra un po' vedremo in sottofondo? Eccola qua. Ecco. Sostanzialmente Timu è un media digitale, un media civico, che è stato messo a disposizione per fare storytelling, in buona sostanza per raccontare storie e per fare inchiesta partecipata. Questo nuovo, nuovo processo a cui si riferiva ancora adesso Alessio, attraverso il quale anche il cittadino, rispettando un metodo e seguendo quattro criteri importanti: accuratezza, imparzialità, indipendenza, legalità, si può fare informazione, si possono condividere storie, in questo modo, come dire, si può partecipare alla costruzione di contenuti in un settore assolutamente decisivo come quello appunto della comunicazione e dell'informazione. Tu ci stai dicendo in pratica che questo modo di fare informazione non è soltanto la notizia in sé, qualcosa in più, perché partecipa a un cambiamento di una società. Del resto tu sei un sociologo, sì. Penso che sia proprio questo il discorso rispetto a tanti anni fa. L'informazione contribuisce a trasformare le società. Penso proprio rapidamente, poi questo magari è uno spunto che ti do, al fatto che sia per quanto riguarda la Libia, che per quanto riguarda la Siria e l'Egitto, tutto è partito dal basso, proprio un'ansia, una voglia di partecipare, passandosi l'informazione via Twitter, è così? Assolutamente sì, anche il caso della Tunisia è stato un esempio di questo tipo. Noi partecipando, raccontando storie, facendo inchiesta, sostanzialmente contribuiamo a cambiare le cose, diamo una rappresentazione delle cose che è più adeguata e più adatta e più significativa rispetto a ciò che realmente sta accadendo. Dal mio punto di vista, quello che veramente è cambiato con internet è che le persone non consumano
più soltanto informazione. Naturalmente continuano a consumarla, però la producono anche, hanno molte più possibilità di prima di produrre informazione, di produrre conoscenza, di dire questo è il mio modo di interpretare un fatto, questo è il mio modo di raccontare un fatto. Poi nei paesi a cui tu ti riferivi, quella roba lì diventa anche un modo alternativo di far conoscere cose che i regimi non farebbero proprio conoscere, per cui non sarebbe proprio possibile sapere cosa realmente sta accadendo in un posto. Ma anche nei paesi democratici come il nostro, diciamo, questo può aiutare molto a cambiare una cultura, un modo di fare, un modo di pensare. Chiedo ad Alessio invece proprio di parlare della sua esperienza di informazione partecipativa, anche perché in questo modo torniamo proprio sulla piattaforma Timu e spieghiamo anche come si può partecipare, chi, come e quando può partecipare. Su Timu possono partecipare tutti, ovviamente ci sono delle storie principali, noi le chiamiamo storie, che possono essere raccontate appunto collettivamente. L'importanza del metodo è stata già ricordata da Vincenzo ed è importante perché utilizzando un metodo condiviso, mettendosi d'accordo sulle regole da utilizzare per migliorare l'informazione online, si può davvero lavorare in squadra. Timu appunto deriva da una parola swahili, è una parola swahili che significa appunto team, squadra, quindi si collabora insieme per migliorare l'informazione e per raccontare storie. Possono partecipare tutti autonomamente, basta registrarsi, creare un proprio profilo, accettare il metodo e appunto cominciare a caricare i propri contributi che possono essere interviste scritte, video, fotografie e anche interviste audio. E una delle cose più importanti secondo me in questa ricerca anche che stiamo facendo sulle vie del lavoro e credo che a breve cominceremo a parlarne, la cosa più importante è che spesso dimentichiamo che molte di queste storie che raccontiamo non sono importanti solo per il loro carattere individuale, ma spesso sono storie che appartengono poi alla collettività, sono storie che inquadrano un preciso momento storico, che è il preciso momento storico che stiamo vivendo. E uno dei modi per farlo in maniera corretta, in maniera adeguata e in maniera completa è iniziare a raccontare le proprie storie. Tutti cominciamo a raccontare le proprie storie. Di storie ne faremo parlare il professor Moretti, però prima gli voglio chiedere, tenendo presente che lui anche praticamente lavora con la Fondazione di Vittorio, che significa quindi un antico rapporto di conoscenza con la storia del sindacato e quindi con tutto ciò che viene dal basso, se però non c'è, come dire, un eccesso di protagonismo dal basso, voglio dire, ma non è che questo tipo di informazione affidata, in fin dei conti, anche ai dilettanti, chiunque può partecipare a fare e a produrre informazione, non faccia cadere la qualità di questa informazione? Assolutamente sì, cioè nel senso che è tra le cose possibili, però è anche una delle cose che il sistema stesso corregge. Come lo corregge? Le storie che non sono belle, soprattutto le storie che non sono vere, sono storie che gli utenti non guardano. Cioè che rimangano lì, che uno le pubblica, no? e rimangano lì. Sembra una spiegazione da mercato capitalistico, cioè il mercato che a un certo punto dosa domanda e offerta. Accetto la, diciamo, come provocazione. Dire, la provocazione, però non è una questione di mercato capitalistico, proviamo a vederla nell'altro modo, di persone che naturalmente condividono un metodo che ti dicono se tu bari, se tu non produci informazioni di qualità. Timu, uno, diciamo, degli obiettivi che si dà è proprio quello di produrre informazioni di qualità, contenuti di qualità, ripeto, insomma, uno dei video che abbiamo sulla nostra piattaforma, a cui io sono particolarmente affezionato, è fatto con un telefonino, dura un minuto e 10 secondi e ripiglia di spalle delle lavoratrici nigeriane che erano state costrette quando erano arrivate in Italia ma guarda come sono bravi in regia, vedi, ecco, sono che erano eccezionali state davvero. Costrette quando erano arrivate in Italia, come dire, ad avviarsi nel circuito della prostituzione,
che grazie a delle associazioni che operano lì sul territorio, a Castelvolturno, hanno avuto una chance, hanno avuto una possibilità, naturalmente l'hanno colta e adesso, come dire, sono delle lavoratrici a tutti gli effetti che fanno delle cose, quindi non è tanto girare con la telecamera particolarmente brillante o fare la cosa tecnicamente perfetta, però offrire un contenuto, cioè far vedere una realtà, ecco, far vedere un fatto, raccontare un fatto. E questo per esempio è uno dei video che c'ha, insomma, come dire, tante persone che poi lo vedono, lo commentano. Io chiedo ad Alessio, a questo uno che si occupa più appunto di questo nuovo tipo di informazione, se c'è anche una parentela con la cosiddetta televisione di strada, la TV Street, e comunque con quel tipo di reporter che nei paesi anglosassoni è sempre più presente come modello per l'informazione, che va in giro per la città, per il mondo, semplicemente con un telefonino magari satellitare. Certamente, diciamo che le nuove tecnologie ci aiutano oggi a poter realizzare dei veri e propri servizi da pubblicabili e anche da mostrare su emittenti più importanti. È chiaro che però questi modelli, queste nuove forme riescono a svilupparsi principalmente in rete, che è ancora un luogo, nonostante un luogo virtuale, ma ancora un luogo piuttosto libero in cui la sperimentazione è ancora molto, molto, molto possibile. E volevo aggiungere una cosa, se possibile, riguardo il discorso dell'informazione dal basso. C'è una bellissima frase che credo che non dimenticherò più, del presidente di Fondazione AREF, Luca De Biase, che dice che forse è il caso di cominciare a smettere di parlare di informazione dal basso, ma di cominciare a parlare di informazione dall'alto della nostra condizione di cittadini, che viviamo le nostre città, viviamo le nostre strade e spesso riusciamo ad arrivare in punti, in luoghi più nascosti, magari utilizzando anche contatti a cui i giornalisti spesso non possono arrivare. E il punto fondamentale, mi dispiace ritornarci, ma secondo me è la collaborazione. I giornalisti possono davvero migliorare il loro lavoro mettendosi in contatto con i cittadini reporter, possono davvero trovare più fonti, verificare soprattutto più facilmente le fonti, quindi la collaborazione è l'aspetto fondamentale di questo rapporto. Certamente, come dicevo prima, le nuove tecnologie ci mettono in condizione di poter diventare reporter delle nostre città. Vediamo allora un'altra parola chiave, la parola storie. Ecco, tu prima hai detto, professor Moretti, che con le storie si può fare una trasformazione della società, proprio raccontando storie. Addirittura mi pare che tu volessi anche far riferimento a un ministro che ha raccomandato agli italiani di raccontare le loro storie, in particolare poi quelli che sono andati all'estero, perché questo significa raccontare l'Italia di oggi, è così? Sì, è così. Sennett ha scritto da qualche parte, insomma, che raccontando storie ci prendiamo cura di noi stessi. Il meccanismo dello storytelling, del raccontare storie, di dare la possibilità di condividere delle esperienze, è stato quello che ci ha animato, per esempio, quando abbiamo pensato di chiedere a Costantino Menna, che è un giovane di Carbonara di Nola, che ha 27 anni, che è PhD, insomma, fa un postdoc, come diremmo qui in Italia, e che è andato per 5 mesi negli Stati Uniti. Noi gli abbiamo chiesto di raccontarsi, è quello che lui sta facendo sulla piattaforma Timo, quindi di raccontare la sua esperienza di giovane normale, appunto, che gioca, che si fa la pizza, che vive normalmente come tutti gli altri, e di raccontare anche quello che fa dal punto di vista dello studio e del lavoro, diciamo, durante i 5 mesi in cui sta lì negli Stati Uniti. E ce lo aspettavamo, però siamo stati contenti che è accaduto. Quella è stata l'occasione per cui decine di altri giovani e giovani, donne e uomini, si stanno cominciando a raccontare sulla nostra piattaforma. In questi giorni è partito un altro di questi ragazzi per il Giappone, ci ha assicurato che farà anche lui il diario dal Giappone. Insomma, speriamo che lo faccia, perché naturalmente è un'attività libera, diciamo, come dire, volontaria. E ci stanno decine di storie di giovani che si raccontano e che, diciamo, in questo modo
contribuiscono a sfatare luoghi comuni, a dare un'idea diversa di loro stessi, a farti capire quante cose si inventano per riuscire a trovare, diciamo, una dimensione, una possibilità, un'alternativa rispetto a determinati tipi di, diciamo, di problemi, di situazioni. Il riferimento al discorso del ministro che facevi tu era un poco questo: in questi giorni il ministro Terzi hanno attivato questo sito, diciamo, del ministero per dire raccontate le vostre storie, insomma, fammelo dire con semplicità, insomma, per quello che è, però insomma io sono stato contento che ci abbiamo visto giusto e sono da 2 mesi che già lo stiamo facendo questo lavoro. Ridico a tutti i giovani che se loro vogliono diciamo raccontare le loro storie su Timu lo possono fare. Vorrei aggiungere un'ultima cosa: tutto questo era cominciato con una cosa che anche lì io l'ho fatta con molta voglia e credendoci molto, però poi il risultato per fortuna ha superato anche un po' le mie attese. Io avevo scritto un libro che si chiama Bella Napoli, e sottotitolo è Storie di lavoro, di passione e di rispetto. Cioè io avevo raccontato Napoli attraverso le storie di 12 napoletani che amano le cose che fanno, perché vorrei insistere su questo aspetto. Noi andiamo in cerca di storie di persone che indipendentemente da quello che fanno, lo fanno con amore. Noi siamo arrivati a Siano, in provincia di Salerno, e abbiamo trovato che lì sulle botteghe artigiane, fino a 15 anni, 20 anni fa, l'artigiano, quello che lavorava le scarpe, il ferro e il legno, scriveva: ciò che va quasi bene, puntini sospensivi, non va bene. Guardate, questo è uno straordinario messaggio per i corsi di marketing, per i corsi manageriali: ciò che va quasi bene non va bene. C'è questa tensione verso l'ottimo, questa tensione verso le cose fatte bene, non perché devo avere un premio, non perché mi devono dare una medaglia, ma io le faccio bene, come dico ai miei ragazzi all'università, sia se devo fare il caffè, sia se devo costruire il ponte di Sydney, sia se cucino la pasta e fagioli, sia se devo fare il centro direzionale di Tokyo, perché una cosa fatta bene dà soddisfazione. Lavorare, fare il caffè e poi viene male e dopo dice è venuto male, vabbè, che fa, non fa niente. Ma come non fai niente? Tu ci hai messo l'acqua, ci hai messo il caffè, ci hai perso tempo, perché deve venire male? Visto che lo devi fare bene. Ora pensiamo di come quando andiamo in ospedale, se troviamo il medico e l'infermiere che ragionano così, come cambia la nostra vita. Quando andiamo al comune, quando venite all'università, quando abbiamo a che fare col giornalista, cioè con questo approccio la nostra vita diventa un'altra vita. Colgo un messaggio molto preciso, tra cui tornerò tra poco, che riguarda proprio gli studenti. Voglio chiudere il discorso delle vie del lavoro con Alessio, anche perché vorrei capire perché proprio Napoli, però la risposta è abbastanza facile, sia quella che sulla piattaforma Timu abbia proposto proprio le vie del lavoro come la storia da raccontare, e se c'è qualche esperienza particolare delle tue ricerche. Sì, diciamo che l'idea è nata a Vincenzo. Sì, sembra divertente che un'esperienza del genere possa nascere realmente a Napoli. In realtà qui si lavora tanto, ci sono molti problemi, ma si lavora tanto. E la mia esperienza è, ovviamente io mi sono occupato anche di altre cose, ho fatto altri lavori, ma l'esperienza che ho, che anche tra i miei coetanei, parlando con tantissimi miei coetanei, tutti più o meno hanno fatto molte esperienze lavorative. È chiaro che il problema principale è la tutela e le possibilità che vengono offerte ai giovani, però c'è molta operosità, non c'è quella tentazione di lasciarsi andare. Il luogo comune del sole, diciamo. No, ma penso che sia stato anche superato. Magari è sempre il caso di ribadirlo, ma credo sia stato ampiamente superato. Insomma, credo che i napoletani, ovunque vadano, si facciano notare per la loro operosità. Credo che tra le storie ci sta anche questa del libretto di navigazione. Perché parlare di tanti anni fa?
perché ci sembra un modo anche per ricordare lavori ormai dimenticati, storie antiche di cui spesso non si parla, che però esprimono bene determinati passaggi storici oppure semplicemente lavori del passato. Insomma, questo ci porta a parlare di università, perché con il sociologo Vincenzo Moretti vorrei che si parlasse di metodologia, perché avere un incarico all'Università di Salerno su sociologia dell'organizzazione significa, secondo me, avere idee molto chiare sull'organizzazione. Tu prima hai fatto passare un messaggio che le cose devono essere fatte bene, non soltanto fatte, ma fatte bene, che è tutta un'altra cosa. Come dire agli studenti: studiate bene, perché solo così si avranno risultati, non basta la quantità, è importante la qualità. E mi pare che tu abbia citato spesso, tu scrivi tantissimo nelle tue pubblicazioni e ricerche, anche Jobs, a proposito delle cose che vanno fatte bene, se non sbaglio la palizzata della casetta dietro, oppure lo spazzino di Sennett che dice: io torno a spazzare questa strada di Londra dopo che ci sono passato. Perché non è tutta una contraddizione rispetto a quella che a Napoli poi si chiama arte di arrangiarsi? No, più che contraddizione, se sei d'accordo, io la chiamerei un'alternativa, è una possibilità alternativa che noi l'abbiamo e la pratichiamo anche, ce la dobbiamo raccontare di più. Permettimi di insistere su questo aspetto, perché altrimenti diventa tutto pizza, mandolino e Vesuvio. Invece noi ce la dobbiamo raccontare di più, perché, come diceva Alessio, ci stanno tanti ragazzi che funzionano, che sono in gamba. Naturalmente io, guarda, proprio stamattina, adesso io e te non ce l'avamo parlato, stamattina ho detto, ci ascolteranno, quindi possono scriverti e testimoniare, ho detto ai miei ragazzi, dico: voi non pensatevi solo come sociologi, quindi se sbagliate tra Barnard o Weber, dici vabbè, che fa? Pensate che voi dovete operare all'amico che avete a fianco e sbagliate col bisturi e l'ammazzate. Che succede? Voi dite: che fa? E perché se fa il medico dovresti stare attento e se fa il sociologo non devi stare attento? E perché se devi pulire la strada non devi stare attento? Cioè, su questo aspetto, che è un aspetto, vada bene, che si collega con l'altra cosa che dicevi tu prima. Ricordo che Bill Gates, una delle cose di cui fu più contento dei primi anni di suo massimo fulgore, fu il fatto che lui rispolverò il lavoro di Leonardo da Vinci, sì. Li acquistò e li ripubblicò in maniera digitale, perché lì ci sta un altro punto. C'è tutta questa roba delle nuove tecnologie. Le tecnologie sono un mezzo, è difficile talvolta, noi ci disabituiamo, pensiamo alla tecnologia, pensiamo all'iPad, naturalmente l'iPad, certo, è una tecnologia. Le forbici sono una tecnologia, la leva è una tecnologia, il cucchiaio è una tecnologia. Cioè, le tecnologie, come dire, invadono il nostro mondo, talvolta spesso lo cambiano e ci costringono a riposizionare il nostro rapporto verso le cose. Oggi ci stanno, se io ti chiamo, la prima cosa che ti chiedo dove sei. Fino a quando non ci stavano i cellulari, la prima cosa che ti chiedevo era come stai. Certo. Il passaggio da come stai a dove sei comporta dei cambiamenti, che sono anche dei cambiamenti di tipo sociale, che sono dei cambiamenti importanti. Per questo, ripeto, questa insistenza sul lavoro fatto bene e sulla soddisfazione del lavoro fatto bene, la soddisfazione, come tu hai ricordato, dello spazzino che riguarda la strada che ha appena pulito e dice: come l'ho pulita bene, la soddisfazione del cuoco che ha cucinato una cosa e dice: come l'ho cucinata bene. La soddisfazione di uno studente motivato rispetto a uno che all'università sa di trovarsi in una specie di parcheggio da disoccupato, esatto, e quindi, esatto, il futuro lo mette un po' da parte. Tu parlavi di una metodologia, certo. Io nel mio piccolo dizionario del pensiero organizzativo all'inizio cerco di delineare e dico che apprendere è una cosa diversa dallo studiare, perché il processo di apprendimento è una cosa più complessa, comprende un'intuizione, comprende lo studio,
comprende l'applicazione di ciò che tu hai intuito e hai studiato a casi di contesto reale. Io insegno la decisione, tu per capire veramente che cosa è la decisione la devi studiare, però contemporaneamente ti devi porre la domanda: come si decide a casa mia? Chi è che decide veramente? Quando devo ritirarmi alle 3 di notte, decide veramente mio padre come lui pensa, o decide mia madre con la quale mi metto d'accordo prima, poi faccio finta di far decidere a papà, così siamo tutti contenti e io ritorno alle 3 di notte. Naturalmente dietro quella roba lì ci sta una strategia che, portata avanti, poi riguarda le cose di carattere manageriale. Barnard diceva: devi motivare le persone. Per motivare le persone, quando gli dici una cosa che devono fare, sembrano banalità, questo l'ha scritto nel 1929, le funzioni del dirigente. Lui diceva: uno, devi dare un ordine che sia comprensibile; due, devi chiedere una cosa che si possa fare. Cioè, guardate che dietro queste due cose molto semplici, che tu in qualunque lavoro, se chiedi una cosa a uno gli devi far capire che cosa vuoi, e due, ti devi preoccupare che lui quella cosa lì la possa fare, perché questo determina un cambiamento. Come, diciamo, si può immaginare, una società che funziona in questo modo funziona in maniera diversa. Paradossalmente Napoli può essere di esempio. Le vie del lavoro andrà su tutta Italia. Noi settimana prossima partiamo per Conegliano e poi Veneto, andiamo in un liceo importante lì, andiamo a parlare nel Veneto delle vie del lavoro e andiamo a raccontare, a chiedergli di raccontare le loro storie. Lo stesso faremo in Piemonte, insomma in tutta Italia. Però il fatto che sia partito da Napoli ha quel valore che dicevi tu, perché di per sé sfata un luogo comune, di per sé sfata quest'idea che siamo tutti quanti al sole a suonare il mandolino, perché insomma francamente è una cosa che ha fatto il suo tempo. È la giusta conclusione. Adesso soltanto mi devi dare l'indirizzo della piattaforma Timu per chi vuole partecipare a questi diari online. Molto semplice, www.timu.it. Va benissimo, perfetto. E a questo punto è la degna conclusione di tutto quello che ha detto il professor Moretti con Alessio Strazzullo, e quindi ci congediamo da voi dandovi sicuramente appuntamento a un nuovo approfondimento su questo tema del rapporto tra studio, lavoro e nuove tecnologie. Grazie per averci seguito.